100 anni di autolaghi, secondo lei come ha migliorato, se ha migliorato le potenzialità della provincia? Beh, sicuramente ha migliorato le potenzialità della provincia perché vuol dire accedere alla città di Milano, che è il nostro punto di riferimento per le attività lavorative, anche per il ruolo che ha Milano a livello nazionale. Insomma, Milano è la capitale d'Italia vera, quindi del commercio, dell'economia, quindi avere la possibilità di arrivare a Milano in tempi rapidi attraverso un'autostrada è un obiettivo fondamentale. Credo che è un argomento da affrontare a 360 gradi e quindi le criticità che a volte viviamo su questa strada, che sono le code che alla mattina si trovano da Busto Arsizio fino a Milano con dei rallentamenti, dovremmo sicuramente potenziare il tema dei trasporti, quindi trasporti attraverso ferrovia che devono dare dei servizi migliori per i nostri pendolari, perché sicuramente se avessimo dei treni più efficienti, più efficaci a modi metropolitana, sicuramente avremmo minore criticità sulle autostrade e conseguentemente una migliore fruizione. E tra 100 anni come la vede? Tra 100 anni voleremo e quindi non ci sarà più una necessità delle strade, ma avremo tutti gli elicotteri oppure con la intelligenza artificiale non avremo neanche più la necessità di avere le nostre auto, ma avremo sistemi sicuramente molto più innovativi. Oggi siamo qui a festeggiare un altro primato importante della nostra regione, quindi la nascita della prima autostrada nel 1924, inaugurata proprio dal Re d'Italia e che ha contribuito in maniera importante all'economia e anche all'economia culturale della nostra regione.